Nella narrazione evangelica Gesù si dimostra un uomo in salute e fisicamente vigoroso, resistente alla fatica e agli strapazzi, sopporta bene i ritmi di un'attività che ben presto diviene spossante. Non avevano neanche il tempo di mangiare, nota ripetutamente Marco 3:20. Gesù era un formidabile camminatore. Infatti, il suo ministero fu un continuo peregrinare per l'intera Palestina, fino a Cesarea di Filippo e al territorio di Tiro Sidone. La sua ultima salita da Gerico a Gerusalemme è stata di una fatica non indifferente. Sotto la sferza del sole, sui sentieri senza ombra, attraverso ammassi rocciosi, nel deserto, dovette compiere una marcia di 6 ore in salita, superando il dislivello di oltre 1000 metri. Ma una domanda curiosa. Ma Gesù era bello o no? Non se ne sa molto. Tuttavia, c'è un episodio in Luca che ci aiuta. Mentre egli parlava, una donna alzò la voce di mezzo alla folla e disse: «Beato il ventre che ti ha portato e il seno da cui hai preso il latte». Ma egli disse: «Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano». La sconosciuta ammiratrice, che non sa frenare l'entusiasmo e addirittura interrompe il discorso del Signore, ci regala un indizio non trascurabile circa il fascino che il giovane profeta di Nazaret doveva esercitare con la sua prestanza e la sua avvenenza. A determinare il fascino di Gesù c'era senza dubbio la singolarità della sua voce. A seconda delle circostanze, voce intrisa di compassione per la sventura umana, Luca 7:13, voce sospirosa davanti all'incomprensione, Marco 8:12, voce fremente di indignazione, Marco 3:6, voce gioiosa, Luca 10:21, incantava e con parole della dolcezza, Luca 10:39. Ma nel caso trovava anche gli accenti severi con Pietro, Marco 8:33, con Giacomo e con Giovanni, Luca 9:50, così come discorreva con pacatezza e con amabilità con Nicodemo e la Samaritana. Ma quando insegnava, la sua voce aveva un timbro misterioso di potere. Che è questo? Una dottrina nuova, con potenza? Matteo 1:27. Egli infatti insegnava come uno che ha autorità e non come gli scribi. Mai un uomo ha parlato come parla questo uomo. Giovanni 7:46. Egli parla all'aria aperta, a migliaia di persone. E tutti lo ascoltano, ma sa anche gridare. E in diverse occasioni non esita ad avvalersi appunto della sua voce poderosa. A gran voce grida: «Lazzaro, vieni fuori!» Offrì preghiere e suppliche con forti grida e lacrime a colui che poteva liberarlo da morte e fu esaudito per la sua pietà. Ebrei 5:7. Anche il suo ultimo respiro sulla croce. A gran voce: Dio mio, perché mi hai abbandonato? E dando un forte grido, spirò.
Matteo 15:34, Marco 27:30, Luca 33:46. C'è un elemento della bellezza umana ed è lo splendore degli occhi. La lucerna del suo corpo è l'occhio. Se il tuo occhio è chiaro, tutto il tuo corpo sarà nella luce. Matteo 6:22. Gli occhi di Gesù dovevano essere penetranti. Marco, che riferisce i ricordi di Pietro, pone in rilievo il suo sguardo. Aveva cioè un uso e una finalità sociale. Quando Gesù gira attorno i suoi occhi, tutti ammutoliscono intimoriti e affascinati. Girando lo sguardo, se quelli, su quelli che gli stavano seduti attorno, disse: ecco mia madre e i miei fratelli. Marco 34. Gesù, volgendo lo sguardo intorno, disse ai suoi discepoli: quanto difficilmente coloro che hanno ricchezze entreranno nel regno di Dio. È più facile che una gomena passi per la cuna di un ago piuttosto che un ricco nel regno dei cieli. Marco 10:23. Altra volta è carico di sdegno. Guardandoli tutti d'intorno, rattristato per la durezza dei loro cuori, disse a quell'uomo: stendi la mano. Marco 3:5. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo, perché gli occhi di Gesù stanno anche a guardare in alto, al Padre, perché li esaudisce. Marco 6:41. Ma quando Gesù alza lo sguardo e disse: Zaccheo, scendi subito, perché oggi vengo a casa tua. Luca 19:5. Gli occhi di Gesù impressionano soprattutto quando guarda dentro alle persone. È il caso di Marco 10:27. Gesù, guardandoli dentro, impossibile presso gli uomini che i ricchi si salvino, ma non presso Dio. Davanti al giovane ricco che chiede la vita eterna, Gesù lo guardò dentro e lo amò. Marco 10:25. Gesù, fissando lo sguardo su di lui, empresas autovis, disse: tu sei Simone, figlio di Giovanni, e ti chiamerai Cefa, che vuol dire Pietro. Giovanni 1:42. Nell'ora del suo tradimento, il Signore, voltatosi, guardò Pietro, e Pietro, uscito fuori, pianse amaramente. Luca 22:61. La profondità della sua vita interiore non ha attenuato il realismo del suo sguardo, né la sua sensibilità. Ma ora andiamo avanti e vediamo qual è l'approccio di Gesù con la ricchezza e quindi, di converso, con la povertà. Quando Gesù pronuncia la tremenda parola: guai a voi ricchi, perché avete già la vostra consolazione, che cosa vuol dire? È una condanna dei ricchi in quanto classe sociale opposta alla classe dei poveri? Ma Cristo non è un rivoluzionario sociale, né tantomeno un polemico, un politico, come lo erano invece gli zeloti e gli esseni. In quel tempo, infatti, in Palestina si sviluppavano fermenti continui e sovversivi in attesa dell'avvento
di un messia guerriero. Quindi non si può, non può essere una condanna dei ricchi in quanto tali. Infatti, lui stesso è stato a tavola col ricco Simone. Un fariseo lo invitò a mangiare da lui ed essendo estraneo, entrato nella sua casa, prese posto sopra un divano a tavola. Luca 7,36. Ma uno dei capi dei farisei, un sabato, recatosi Gesù a prendere cibo nella casa di uno tra i principali farisei, questi si misero a spiarlo. Luca 14,1. È stato amico di persone benestanti o ricche, Lazzaro, Nicodemo, Giuseppe d'Arimatea, Zaccheo. Gesù non condanna tutti i ricchi indiscriminatamente, ma solo coloro che fanno della ricchezza il loro Dio, che credono alle insidie della stessa e ai pericoli di questa, che questa porta con sé. La ricchezza, infatti, tende a conquistare l'essere umano tanto da rendergli molto difficile il servizio di Dio. Non si può servire a due padroni perché o disprezzerà l'uno e amerà l'altro, o sarà affezionato all'uno e trascurerà l'altro. Nulla, non potete servire a Dio e a Mammona. Matteo 6,24. Essa ha il triste potere di soffocare la parola di Dio, Marco 4,19. È un laccio, un inganno, Marco 10,27. È un padrone spietato, di cui l'uomo diviene schiavo fino a odiare Dio, Matteo 6,24. E mammona di ingiustizia. L'unico uso buono è condividerla con i poveri. Al tempo di Gesù, e per molto tempo fino all'epoca moderna, la ricchezza era essenzialmente una accumulazione parassitaria di beni che serviva quasi esclusivamente al proprietario. Non aveva cioè un uso e una finalità sociale. Perciò l'unico modo di farla avere un uso sociale era di distribuirla agli altri in elemosina. Oggi la ricchezza ha, per così dire, due facce. Una, essere accumulazione parassitaria di beni, e questo è condannato dal Vangelo. Ma l'altra è essere reinvestita nella produzione di altri beni che creano sì altra ricchezza, ma anche lavoro, e quindi accrescendo il benessere generale. Matteo il banchiere, nel suo Vangelo, contro la sua volontà è tradito dalla conoscenza del denaro e degli affari. Infatti, le notizie sul denaro ricorrono più frequenti e più circostanziate. Si capisce che l'istruzione di Gesù intorno a questa materia restano impresse in modo particolarmente profondo nella memoria del pubblicano di quel tempo. È l'unico tra gli evangelisti a riferire anche la riscossione e il pagamento miracoloso dell'imposta per il Tempio da parte di Cristo e di Pietro. 17,24. Solo lui raccontò certe parabole, quella del servo cui re alla resa dei conti condonò 10.000 talenti, il quale però all'uscita acciuffò uno dei suoi debitori che gli doveva 100 denari, 18,23. Quella degli operai, che il padre di famiglia prese a giornata per la sua vigna e pattuì con loro un denaro per giornata, 21. Quella dei talenti, che il padrone affidò ai suoi servi, che si concluse col monito: avresti dovuto investire il mio denaro presso i banchieri, tra parentesi, e io al mio ritorno avrei potuto ritirare
il mio con l'interesse. 24:14. Quando riferisce il discorso pronunciato dal Signore prima della missione degli Apostoli in Palestina, è particolareggiato: non procuratevi né oro né argento né rame. 19. Nella questione del tributo dovuto a Cesare, Cristo, secondo l'informazione di Matteo, non richiede genericamente un denaro, come leggiamo in Marco e Luca, ma mostratemi la moneta del tribuno. 22:15. Per lui, già esattore, non è indifferente dire talento o siclo, o statere, o digramma, o quadrante. Matteo e Giuda ebbero a che fare con il denaro, ma Matteo lo lascia per seguire il Signore. Giuda tradisce Gesù per denaro. E Matteo è l'unico tra gli evangelisti che cita esattamente i 30 denari. 26:15. Matteo segue con occhio attento quelle monete orrende, forse pensando quale sarebbe stata anche la propria sorte se la misericordia del Signore non l'avesse strappato all'ufficio della dogana. Nel suo Vangelo sta scritto, più diffusamente che negli altri, anche l'uso del denaro. Il denaro è buono solo quando viene adoperato per il bene, per l'esercizio della carità e ancor prima per l'esercizio più urgente della giustizia. Gratis avete ricevuto, gratis dovete dare. Solo Matteo, il gabelliere, ha tenutamente questa espressione. 10:7. Quindi il Vangelo oggi condanna non il possesso della ricchezza in se stessa, ma l'uso che se ne fa. L'elemosina, perciò, oggi non è l'unico modo di usare bene la ricchezza. Ma rimangono comunque valide le altre parti dell'insegnamento di Gesù sulla ricchezza, e cioè la condanna dell'avidità e della ricerca affannosa di essa e di coloro che si servono di questa per opprimere e sfruttare gli altri, così come resta l'ammonimento sui pericoli e sulle insidie di essa. Mi sembra opportuna, infine, una precisazione sul concetto di povertà evangelica, che permette di approfondire meglio il significato della ricchezza stessa. Povertà come ideale di vita è il distacco affettivo dalle ricchezze e la libertà di fronte al denaro. Quindi, mentre per noi povertà ha un significato economico, per Gesù prevale quello sociale e religioso. Povero è colui che è sfruttato e disprezzato. Quindi, mentre per noi povertà ha significato economico, per Gesù prevale appunto quello religioso. La povertà è vista nel messaggio evangelico come tremendo messaggio che incombe su alcuni per la malvagità degli uomini o per situazioni negative, mali a cui rimediare con la carità. Gesù sente la profonda ingiustizia nei rapporti sociali del suo tempo, ma non offre una soluzione, meno che meno giustifica una lotta di classe, ma sollecita quelli che vogliono essere simili a lui a intervenire a favore dei poveri, condividendo con loro i propri beni. Perciò dal Vangelo è introdotta nei rapporti sociali un'idea fortemente rivoluzionaria, il dovere grandissimo della carità, a cui è legata la sorte eterna di ognuno di noi. Se non spinge i poveri alla rivoluzione sociale, egli si pone però decisamente dalla loro parte. Le sue preferenze vanno certamente ai poveri. Allora, chiamati i suoi discepoli, disse loro: in verità vi dico
che questa povera donna ha dato più di tutti quelli che hanno gettato nel tesoro. Marco 12,43. Ancora. Io vi dico che questi discesa a casa sua giustificato, a differenza dell'altro, perché chi si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato. Luca 18,14. E ancora. In verità vi dico, i pubblicani e le meretrici andranno avanti a voi nel regno di Dio, perché Giovanni è venuto a voi nella via della giustizia e non gli avete creduto, ma i pubblicani e le meretrici gli hanno creduto e voi, nemmeno dopo aver veduto queste cose, vi siete pentiti per credere a lui. Matteo 21,31. Di conseguenza, l'obbligo della Chiesa sarà di difendere i poveri e gli oppressi. Ma ciò vale anche per tutti coloro che aspirano, credenti e non, ad entrare nel Regno dei Cieli, e cioè nell'eternità, ossia nell'eterna felicità. Pur non essendo dunque un riformatore sociale, egli pone il principio dell'uguaglianza, della dignità degli uomini, in quanto figli dello stesso Padre, dalla quale discende la preferenza verso i poveri e gli ultimi, mediante il nostro interesse al servizio del prossimo. Se tali principi fossero attuati, cambierebbero il volto della società umana e la renderebbero più giusta e più fraterna. Grazie.